Venerdì 18 novembre 2016, Radio Doppio Zero ha seguito in diretta da Bitonto una conferenza dedicata alla celebrazione del bicentenario dalla nascita di Charlotte Bronte, la nota scrittrice inglese che ha segnato la storia della letteratura attraverso le sue opere, in particolare con il romanzo di formazione Jane Eyre, pubblicato nel 1847. Durante l'evento, che è avvenuto all'interno della Galleria Bitontina, è stata la curatrice Barbara Buttiglione a omaggiare l'autrice, ricordando la figura di una donna impegnata nella scrittura, dallo stile raffinato e di valore. Tutte le pubblicazioni della Bronte sono ispirate infatti alle sue esperienze di istitutrice e di allieva presso collegi, dove le condizioni di vita delle ragazze erano davvero precarie e complesse. Le protagoniste dei suoi libri sono delle antieroine e per l'epoca lei è stata una donna fuori dal comune. La sua grinta e il suo carattere l'hanno resa una rivoluzionaria. E a rendere ancora più coinvolgente l'incontro è stata la presenza dell'attrice Rossella Giuliano e della pianista Anna Elisa Lacetera. Un pubblico attento e curioso ha dato il via a un dibattito stimolante. Tra i presenti anche diversi studenti che hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso letterario La vita è una battaglia, con dei componimenti scritti e delle creazioni artistiche di grafica. Le opere più interessanti e degne di nota sono state pubblicate in alcuni siti tra cui Ante Litteram, Cenacolo dei Poeti, oltre che sulla pagina della sezione italiana della Bronte Society. Questo evento ha avuto il pregio di far conoscere a più generazioni i capolavori ancora attuali di un'autrice unica nel suo genere.